Cari amiche e cari amici, ben ritrovati ancora una volta nella mia umile dimora. Dopo aver fatto il video sul Tex nuova ristampa che sto ancora caricando sul canale perché ci mette un po', nonostante io abbia la fibra, però insomma, la fibra a 30 mega, ma in upload, cioè, ci impiego un botto, cioè un'ora e mezza, due, a seconda della lunghezza del video. Purtroppo è così. Download è veloce, ma in upload non lo so, guardate, è veramente qualcosa di impressionante, specialmente nelle giornate, nel corso della serata di venerdì, sabato, perché evidentemente c'è un traffico esagerato. Comunque, detto questo, veniamo a parlare di quest'altro personaggio e di questa nuova uscita. Sto parlando, facciamo un po' e un po', sto parlando di Capitan Mickey, il numero 14 di questa bellissima, lo ripeterò sempre, bellissima ristampa cronologica a colori della Gazzetta dello Sport. Vi mostro come sempre la costina, come sempre la quarta di copertina. E di che cosa vi voglio parlare in questa circostanza? Innanzitutto, vabbè, continuano, diciamo, le avventure dei nostri eroi in Canada, in compagnia di Tauega, e insieme, affiancate dalle giubbe rosse canadesi, la polizia a cavallo canadese. Divertentissima questa sceneggiata, questa vignetta iniziale, in cui doppio rum minaccia, diciamo, un caporale della polizia a cavallo, invento contro di lui perché avevano messo, diciamo, in gattabuia Mickey e Tauega. No, cioè, scusate, non avevano messo in gattabuia Mickey e Tauega, cioè perché perché volevano me perché hanno messo in gattabuia lui, diciamo, doppio rum e lo stesso Salasso, le giubbe rosse canadesi. E doppio rum dice: per tutte le smornie, quando a parole non ci si può spiegare, bisogna usare argomenti più efficaci. Ma il caporale lo so piuttosto duro. Guardate questa scenetta e guardate come viene sollevato di peso il nostro doppio rum. Bellissima questa sequenza di vignette della SGS. Io ho fatto confusione perché praticamente nel contempo anche Mickey e Tauega sono prigionieri, però, diciamo, della banda del corvo, diciamo, non ha niente a che vedere con la storia di doppio rum. Come potete vedere, eccoli qua. Al cospetto Mickey, diciamo, prostrato al cospetto del corvo nero. Scusate, ho sbagliato ancora. Del falco nero, anche perché proprio è il titolo, il falco nero. Sono un po' così, diciamo, un po' confuso, diciamo, perché ho avuto un periodo abbastanza travagliato. Comunque mi sto riprendendo e state tranquilli. Comunque, ecco qua queste bellissime tavole. Io continuo a ripetere che la colorazione di queste tavole di Capitan Mickey è la migliore di quella che vedo in giro. Cioè, io lo ripeto, mi piace tantissimo. È una colorazione che potenzia notevolmente, diciamo, la qualità delle già bellissime tavole della SGS. Ecco qua un'altra. Continuiamo con la sceneggiata fra il doppio rum e il caporale, perché una volta chiarito l'equivoco, una volta che il doppio rum e Salasso vengono rilasciati, ecco, doppio rum ha, diciamo, la sua vendetta dicendo: ecco, così siamo pari, mi seccava di dartela vinta. Corpo di... Ecco qua, vedete? Con una bella mossa di judo, il vecchietto a doppio rume fa volare via l'enorme caporale. Guardate, ragazzi.
Che meraviglia, io non so, io sono veramente un bambino dentro, sono rimasto veramente un bambino, resto ammirato da queste scenette, che volete che vi dica? No, mi ostino a non crescere, ragazzi. Comunque continua questa avventura contro il Falco Nero, ovviamente tra le nevi. Mi ricordo in particolare benissimo quando quest'ascia dorata, diciamo, questa me la ricordo da queste. Ovviamente quando le guardavo io non erano a colori, quindi l'ascia non era dorata, bianca e nero. Però negli albi di Capitan Michi era sì, ecco, però ovviamente non ce li ho più, non ho dei vaghi ricordi, perché lì le pagine erano, si alternavano bianco e nero e a colori, due e due, però. Ragazzi, è andata così. Ecco qui, andiamo avanti con questa, diciamo, con questa avventura dove una cosa, diciamo, che volevo farvi vedere, avevo pensato prima, è la rappresentazione che fa la SCS dei Pelle Rossa, che secondo me, io adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma è a mio parere, a mio modestissimo parere, più dettagliata e superiore a quella che in quel periodo faceva Galep sulle strisce di Tex. La rappresentazione di Galep dei Pelle Rossa non era eccezionale in quel periodo degli albi, tant'è che gli albi di Michi e di Black poi vendevano molto di più, e questo lo dico nonostante che io, sapete tutti, il mio eroe preferito è Tex, ecco, lo dico papale, cioè lo dico proprio pane pane al pane, vino al vino, è quello che penso veramente. Qui vi mostro alcune bellissime tavole, sempre della SGS, ma adesso ve ne farò vedere altre di molto più belle, dove si avrà modo di constatare quanto vi dico. Ecco, oltre alla storia dei Pelle Rossa rappresentati poi alla perfezione anche secondo, diciamo, le tribù, perché in precedenza abbiamo visto delle storie in cui erano coinvolti dei guerrieri Apache e venivano rappresentati come in realtà erano gli Apache, mentre la storia del 27 assedio al posto, cioè la storia dell'albo numero 20, 27, diciamo assedio al posto, non mi ricordo quello che era, con gli Apache che assalivano, diciamo, questa banda di Apache che assaliva, diciamo, come dire, assaliva tutte le fattorie, che stava, diciamo, provocando distruzione per tutta la frontiera, e avevano tutte le penne, insomma, non c'entrava niente con gli Apache, quindi erano rappresentati in maniera errata, per non parlare dei Navajos delle prime strisce, in cui avevano le penne, quando i Navajos penne, lo stesso Tiger Jack penne, insomma, non è proprio, diciamo, una penna, Tiger Jack ci può pure stare, ma tutte quelle penne che si vedevano, diciamo, nelle strisce di Galep originali sui Navajo, sugli Apache, non esistono. Mentre la SGS le ha sempre rappresentate al top, al meglio, come si può vedere anche in queste spettacolari tavole. E a proposito di queste spettacolari tavole, ritorniamo alla storia dell'abilità della SGS nel rappresentare le scene sull'acqua. Dovete osservare proprio, diciamo, la rappresentazione dell'acqua, a parte le solite vignette con le sagome che dicono tutto senza niente, cioè praticamente sono bellissime. Io, a proposito di queste scene sull'acqua, vedete, guardate queste tavole e poi ditemi se io sono fuori di testa o qualcos'altro. Sagome eccezionali, scene all'acqua, guardate l'acqua, le onde, guardate bene, sono spettacolari. Adesso io vi non è molto corretto, ma vorrei fare un raffronto con delle scene, diciamo, dove c'è l'acqua, rappresentate tra l'altro dal grandissimo Civitelli. Io ho proprio notato questa cosa, cioè sì,
Sono bellissime anche queste tavole, ma ribadisco, la rappresentazione anche, diciamo, della natura circostante non rende come quella della SGS. Secondo me la SGS erano veramente bravi, cioè, non lo so, forse sono stati in qualche maniera anche sottovalutati, non saprei dire, per me erano dei grandissimi. Ecco, queste sono le tavole, guardate, guardate le scene in acqua del Tex, i civitelli, e guardate queste scene in acqua. Le ho mostrate anche prima, guardate, secondo me c'è una grande differenza. Secondo me queste sono molto più belle, non so, nonostante siano passate, non so, sia passato mezzo secolo. Poi, al di là di questo, divertentissime alcune successive vignette in cui si vede addirittura doppio rum in piedi su due cavalli tenuti. Che volevi mica, ragazzi. E capita a Michi. Vedete le acrobazie di Michi, impressionante su un cavallo. E continuate, non so se avete fatto caso, a notare la precisione con cui vengono rappresentate le divise delle giubbe rosse della polizia a cavallo canadese. Tornando alla, diciamo, descrizione dei pelle rossa del nord, del Canada, guardate qui come vengono rappresentati alla grande. Questo è indice, praticamente, dimostrazione della, diciamo, della preparazione che c'era dietro per quanto riguarda i tre autori torinesi. Secondo me è palese che si documentassero prima di mettere su carta, diciamo, queste immagini. È tutto perfetto, è tutto realistico. Lo dico, lo devo dire, lo penso. Meglio di Galep. C'è poco da fare. Io non posso fare altro che sostenere, cioè, lo sostengo, per me è così. Guardate qua. Prendete le prime tavole di Galep. Non sono la stessa cosa. Poi, come ho detto in un altro video, successivamente le cose magari sono cambiate, ma la SGS, lo stile di questo trio torinese è ineguagliabile. Solo loro hanno saputo rendere così, diciamo, vivido. Diciamo, e fare in modo che restassero, diciamo, scolpite nel nostro immaginario, nell'immaginario collettivo, queste immagini. Che vi posso dire? Sto esagerando, ma vedete voi, io non lo so. Io continuo a guardare queste meravigliose tavole, guardate. La barca in balia delle onde, il temporale dietro con poche pennellate, guardate qui, spettacolare. Cioè, io non saprei che altro aggiungere. Guardate ancora queste scene di Michi che rischia di venire travolto dalle onde del lago. Guardate qui, in tempesta con la canoa, guardate. Io che posso dire, ragazzi, se non l'avete fatto, cercate di recuperare questa. Io non dovrei dirlo perché dice: ah, tu hai detto che non collezioni. Sì, ma questa è una cosa abbastanza recente. Siamo arrivati al numero, e guardate qui, non posso fare altro che farvi vedere ancora queste scene, diciamo, lacustri, i pontili, diciamo, le imbarcazioni a vela. Erano veramente tra grandissimi autori e artisti. Quindi vi dico, se non l'avete acquistata questa serie, è veramente bellissima, come quella del grande Black, per altre motivazioni, sempre per i disegni e i testi, vabbè, ma anche perché
Black. A questo punto, mostrandovi l'anteprima della prossima cover del numero 15, che uscirà martedì prossimo, come sempre, il vostro umile cronista vi saluta, sperando di non avervi ancora una volta annoiato, con un grosso abbraccio dal profondo del suo cuore, vi dà appuntamento per il suo prossimo video. Augurando questa volta sì, penso per oggi è definitivo, diciamo un buon proseguimento di venerdì sera. Alla prossima.